Ciao ragazzi, buongiorno e buon anno. Come state? Come avete passato le vacanze? Come è iniziato quest'anno nuovo? Lo so che da un bel po' che non ci sentiamo, sono stata davvero molto molto impegnata. In più ho avuto un calo di energie dovute ad alcune situazioni che mi hanno un po' appesantito la mente, quindi ho preferito fare pausa. In realtà non volevo farla, però poi mi sono ritrovata a farla senza volerlo, perché non avevo energia, non avevo voglia e avevo sempre dei pensieri per la testa e quindi non ero molto tranquilla e fare i video non era uno dei miei primi pensieri, quindi ho preferito fare pausa invece che mostrarvi cose che magari poi non sarebbero venute fuori bene, quindi adesso cercherò di recuperare. In più ho alcuni video in arretrato che sono già registrati, ma che devo editare e poi pubblicare nel canale. Qui c'è anche Dora che sta dormendo qui insieme a me. Ah, questa è la nuova coperta che ho preso. Tutta bella pelosa, morbidissima. E ho preso anche i tappeti, vediamo. I tappeti uguali, quindi sono molto molto contenta. E ho preso appunto sì anche i tappeti uguali, mi piacciono un sacco, volevo farveli vedere perché li ho pagati pochissimo, li ho presi da Pepco e li ho pagati davvero poco, era da un sacco di tempo che ci stavo dietro, ma costavano troppo e quindi ci ho rinunciato, ma quando li ho trovati lì li ho presi subito. La coperta devo averla pagata sui 17 euro e i tappeti sui 5 euro, può essere, proprio poco poco poco. Comunque, tornando a noi, io intanto mi porto avanti perché dopo devo registrare e devo fare anche altre cosine. Così intanto mi trucco e parliamo un pochino. Allora, oggi tra le altre cose devo anche togliere l'albero di Natale, così vi faccio vedere come è rimasto dall'anno scorso, dato che tantissimi mi avete chiesto se il DIY dell'anno scorso aveva funzionato, aveva retto. Com'era? Beh, ha funzionato bene, è ancora bello l'albero. Allora, e niente. Non so, non mi ricordo più cosa devo dire io quando faccio un discorso che passo da un posto all'altro. Ah, sì, devo andare a prendere le cassette di legno perché voglio realizzare le cuccette per i gatti, quelle con il tiragraffi e tutto insieme. E voglio provare a realizzarlo appunto con le cassette di legno, sempre che io ci riesca. Poi mi avete ricordato che devo ancora farvi vedere quello che ho realizzato per la comunione di mio figlio. Allora, penso che realizzerò i video in un altro modo, perché in quei giorni lì non avevo molto tempo. E quindi non mi sono impegnata molto a fare i video e infatti non sono venute bene come volevo io, quindi diciamo che lo rifarò da capo, ecco. Per quanto riguarda la Dora, vi avevo detto verso fine anno che l'ho portata dal veterinario perché non cammina bene, fa fatica a star seduta e insomma, si vedeva uno sviluppo dello scheletro o muscolare, adesso non so perché non sono veterinaria, io comunque si vedeva che aveva qualcosa che non andava, quindi l'ho portata da diversi veterinari, ognuno mi ha detto ovviamente il suo parere, finché abbiamo deciso di provare, prima di fare un intervento, di provare insomma a cambiargli dietro e a dargli delle vitamine che c'è appunto consigliato il veterinario, quindi adesso ho appena finito questa cura qui, però ha funzionato ma non completamente. Insomma, la vedo meglio, ma non è ancora un gatto normale, ecco. E quindi non so, forse questa settimana, forse la prossima, insomma, bisognerà riportarla e vedere insomma quale sarà il suo destino. Non vorrei fargli fare l'intervento per due motivi, intanto perché è piccolina, poi perché è un intervento ad entrambe le gambe, quindi insomma molto importante,
E poi perché costano sproposito. Quest'anno con i video vorrei cimentarmi in qualcosa di nuovo, qualcosa che non ho mai provato. Chi mi conosce da tanto sa che io e il cucito, per esempio, non siamo molto amiche e quindi una di quelle cose che volevo fare anche quest'anno è appunto cimentarmi su cose nuove, come per esempio l'uncinetto, oppure... Cioè, non farò 10.000 video su uncinetto, ne farò uno o due al massimo, insomma, giusto per capire, così per fare qualcosa di diverso. Ho dimenticato la matita, fare qualcosa di diverso, cimentarmi in qualcosa di nuovo, sperimentare qualcosa di nuovo, imparare anche io stessa qualcosa di nuovo. Questa mi è partita, questa idea mi è partita dopo l'ultimo video che ho realizzato in cui sperimentavo tecniche nuove di decorazione, che in quel caso era il decoupage, e mi è piaciuto un sacco, insomma, quindi ho deciso che era ora di uscire dalla mia zona di comfort e fare qualcosa che non avevo mai fatto. E riguardo sempre quel video, vi ringrazio tantissimo perché è andato molto molto bene. Quindi sono molto contenta e tutto questo è merito vostro, tant'è che ho ricevuto diverse proposte di collaborazione dopo quel video lì e per me è una soddisfazione grandissima e tutto questo grazie a voi, quindi vi ringrazio di cuore per avermi aiutato. Io vi ringrazio infinitamente del vostro supporto perché un semplice like, un semplice commento sotto il video, un semplice click per me sono importantissimi e quindi vi ringrazio davvero un sacco. Io non so mai come fare questi discorsi, spero che arrivi il messaggio. E niente, non so cosa fare, cosa dire, vi ringrazio un sacco, tantissimo, davvero. E grazie per il vostro aiuto e grazie sempre per il vostro sostegno che è per me importantissimo. La parte più bella di fare i video è proprio questa, quella di avere riscontro da parte vostra. Quindi io quando pubblico il video, la prima cosa che vado a fare è andare a vedere i commenti. È vero che non sono sempre velocissima nella risposta, però comunque prima li leggo tutti e poi un po' alla volta, insomma, vado a rispondere. Cerco di fare del mio meglio. Spero che questo arrivi, insomma, questo messaggio, questa volontà, insomma, quante volte ho detto, insomma, questa volontà di esserci, insomma, questa volontà di essere presente ci sia, vi sia arrivata. Ragazzi, oggi fa freddissimo, fa meno 6. Siamo in macchina perché la missione di oggi, la seconda di oggi, una è stata l'albero e la seconda è andare a recuperare le cassette di legno perché vorrei realizzare la cuccia dei gatti, come vi dicevo prima. Quindi adesso andiamo nel negozio biologico a vedere se ha qualche cassetta di legno da darmi e poi torniamo a casa e vediamo se riusciamo a fare qualcosa. Ah, e oggi voglio fare anche il pane perché è finito. Ok, cassettine di legno recuperate. Adesso vado a prendere il mangiare per i gatti che l'ho finito e poi torniamo a casa e cerchiamo di capire cosa riesco a fare con le cassettine di legno che ho trovato, però ne ho ancora in studio, quindi nel caso posso utilizzare anche quelle. E ho spento la macchina, sì. Ah, altro buon proposito per quest'anno, oltre a fare video in cui imparo cose nuove, cioè imparare cose nuove,
Vorrei essere uno più organizzata perché io ho la volontà di fare un sacco di video e che poi non lo so, non ho mai il tempo per farle. Questo mi scoccia, sono anni che lo dico e sono anni che non ci riesco. Quest'anno voglio essere organizzata, quindi datemi tutti i consigli possibili immaginabili. E fatemi sapere se volete vedere la mia agenda di quest'anno, che comunque non è cambiata più di tanto. Fatemi sapere se vi cimentate con il cucito, l'uncinetto o il ricamo, perché una delle prossime cose che vorrei fare è appunto sperimentare questa, che per me è appunto una cosa nuova. E un'altra cosa che volevo dire, non me la ricordo più. Quando mi viene in mente, intanto vado a fare la spesa. Mascherina, ragazzi, non potete capire, continuo a dimenticarmi la mascherina io. Allora, gel, qua. Comunque sono andata al supermercato per prendere il mangiare dei gatti e la marmellata. Ho preso il mangiare dei gatti, un altro milione di cose e non ho preso la marmellata. Ditemi che non sono l'unica che va al supermercato per prendere due cose e poi esce con una spesa intera, oppure che va per comprare due cose e poi quelle due cose manco le compra. Ok, adesso andiamo a casa, svuotiamo la spesa, svuotiamo le cassette di legno e ci mettiamo a lavorare. Dimmi. Vieni che andiamo a fare la scatolina per Felix e le sue sorelline. Madonna, non le sopporto più. Quelle rompiscatole. Quelle rompiscatole. Dai, vieni Felix. Vieni. Una cosa che non volevo fare oggi era mostrarvi il mio studio in queste situazioni qua, perché sì, dopo un mese che non lo uso, ragazzi, c'è di tutto e di più qui dentro, quindi dovrò anche sistemare nel frattempo. Allora, io ho già portato qua le cassette di legno. Questo è il famoso tubo che vi dicevo che volevo realizzare come tiragrafi, ve l'ho detto? Se non l'ho detto a voi non mi ricordo chi l'ho detto. Comunque, questi sono le cassettine di legno che appunto pensavo di mettere una più grande sotto, così doppia con quattro cassette, appunto per fare una cuccia abbastanza grande per farci stare Peter, che lui è molto molto grande come gatto, e le altre invece farle più piccole e una in cima aperta e a fianco questo qua che servirà come tiragrafi. Perché non metti a fuoco questo qua che servirà come tiragraffi, e lì sopra ci metterò un altro cuscino, non lo so, più o meno penso che questo sarà il risultato finale, anche se non sono molto convinta perché la mia idea di base era quella di realizzare una sola colonna, però se realizzassi questa sola colonna appunto Peter non ci sarebbe dentro. Così il tutto è troppo largo e non saprei dove metterlo, quindi non lo so, magari farò cose divise, una colonnina per le ragazze e il tiragrafi da mettere da un'altra parte e Peter dormirà nel letto come ha fatto fino adesso. E sempre per il progetto mi sono già fatta dare una mano da mio marito, mi sono fatta spiegare come togliere i gancetti, questi qua dalle cassette, senza rompere il legno, appunto. Mi ha consigliato di tirarli su con il cacciavite, di alzarle con il cacciavite e poi toglierle pieghe con un movimento insomma particolare alla pinza, senza stringere perché altrimenti si rompe. Vediamo se riuscirò a farlo, altrimenti dovrò chiedergli una mano. Mi stavo chiedendo se vi poteva interessare un video in cui vi presento tutti i miei gattoni e anche il mio cane. Non so se potrebbe interessarvi, così io la butto là. E che poi,
Vabbè, io ho sempre un sacco, un milione di idee per i video, solo che non ho mai il tempo, cioè quelli che realizzo poi sono neanche un decimo di quelli che mi vengono in mente. Io avrei bisogno di una persona che mi segua con la telecamera e che mi editi i video, perché per registrarli è un attimo, è tutto il lavoro che c'è dopo che è impegnativo. Già fatto il pane, mi sono dimenticata di mostrarvelo, sono andata su 5 minuti a farlo, comunque ho messo tutto dentro la macchina del pane, se volete la ricetta poi ve la scriverò insomma. E adesso sto aspettando che finisca la lavatrice, che ha ancora un minuto e poi è pronta, e stendo. Mi sto rendendo conto che in questo video sto passando da una cosa all'altra, sto rimbalzando come una pallina impazzita proprio, comunque. Le mie giornate sono così. Sa che ho messo troppa roba in lavatrice oggi. E che mi scocciava farne due. No, ma questo qua sì che è pulito. Comunque, metà del casotto che c'è nel mio studio. Sì, sono tornata nello studio. Lo so, oggi rimbalzo come una pallina impazzita, ve l'ho già detto, ma è così. Queste sono le mie giornate, motivo per il quale cerco di evitare di fare questi video, perché sennò vi faccio impazzire e basta, non ha senso. L'altro giorno c'è stato il terremoto in Croazia, è stato talmente forte che si è sentito benissimo anche qua. E quando sono venuta giù, cioè non avevo connesso le cose, ma quando sono arrivata nello studio c'erano tutti i cavalletti praticamente a terra e tutte le cose alte, insomma, tutte per terra. Non ci sono arrivata subito. Ci sono arrivata dopo qualche secondo, insomma, che praticamente il terremoto mi aveva fatto cadere tutto, perché non c'era un'altra spiegazione, cioè il gatto entra in studio soltanto quando ci sono io, ma anche avesse deciso di entrare lo stesso, vabbè, la porta è sempre chiusa, quindi non avrebbe potuto entrare, ma anche fosse entrato avrebbe fatto cadere un cavalletto, due, non cinque, secondo me. Poi mi è venuto in mente che abbiamo anche un'altra scatola di queste da aprire. Io non ho la più pallida idea di che cosa ci sia dentro e l'ho messo in pausa, vi avevo già detto all'inizio del video. E in più, invece, nella scatola che abbiamo aperto c'è ancora un progettino da realizzare. Volete che lo facciamo assieme o volete che apro direttamente subito questa scatola e vediamo cosa c'è dentro? Volete realizzare sia il progettino che manca della prima scatola che questi due? Fatemi sapere. Comunque, lavorare con De Agostini è stata un'esperienza fantastica. Sono cresciuta molto grazie a questa collaborazione. Cioè, i miei video sono sempre gli stessi, però sono riuscita a capire le dinamiche che ci stanno dietro alle collaborazioni e tutti i vari passaggi, tutte le varie cose che fino all'altro ieri non conoscevo. E wow, è ancora più impegnativo. Sono contenta, cioè ho già fatto collaborazioni in passato con altri brand, alcuni importanti, altri no, comunque ne ho fatte altre, ma mai nessuna collaborazione impegnativa come questa. Ma esserci riuscita, aver avuto anche riscontro sia da parte vostra che da parte dell'azienda, ragazzi, è una soddisfazione pazzesca, pazzesca. Qualcuno di voi ha un amico, fotografo, regista, non lo so, insomma, che abbia a che fare con cavalletti e luci e quant'altro? Perché ho bisogno dei consigli, cioè io vorrei appendere
le luci, cioè non tenerle sul treppiede, ma appenderle o sugli scaffali o sul muro. Ma non so se esiste un qualcosa, un gancio, una molletta, una staffa, non lo so, per attaccare queste luci. Vorrei attaccarle per due motivi. Il primo perché così non mi occupano spazio, riesco a muovermi più liberamente. E poi perché secondo me avrebbero una, come si dice, una posizione migliore per la luce, non so come spiegarvi. E poi non rischierei di romperle ogni volta che ci passo vicino. Se mi serve un aiuto. Ma non so a chi chiedere, a chi cercare. Boh. Vedete, questa è la posizione che ha il gatto. Intanto non sta seduto, ma mai proprio. E poi quella di portare le gambe posteriori più in avanti rispetto a quelle anteriori. E credo che gli serva per stare in equilibrio praticamente con le zampe davanti, perché così si sposta il baricentro nelle zampe in cui ha equilibrio. E questo, cioè, non si vede bene. E beh, speriamo. In più, dato che sono qua, questo è il pane che ho fatto ieri. Vedete, è morbidissimo, molto molto buono. Fatto con la macchina del pane di 200 anni fa, perché la macchina del pane è questa che ha, sì, 16-17 anni.